Ciao amici, bentornati. Oggi faremo insieme un'altra delle mie ricette semplici. Una ricetta che mi avete chiesto in tanti e vedrete veramente quanto è semplice. Sono le cipolle in agrodolce. Queste cipolle si fanno sotto forma di conserva, quindi io le metto nei vasi e si mantengono per tutto l'inverno. Il problema è che finiscono sempre prima, ma sono un ingrediente sempre pronto per arricchire i piatti. Ad esempio io le uso per la catalana di gamberi, per la panzanella, la uso nelle bruschette come contorno. E sono un modo più carino per rendere gradevoli le cipolle, perché comunque molti evitano i piatti che contengono le cipolle perché comunque non sono proprio un ingrediente gradevole, mentre con questa metodica, quindi in agrodolce, diventano molto più piacevoli. Adesso vi faccio vedere come si fanno. Gli ingredienti sono appunto cipolle, nel mio caso ho scelto cipolle di Tropea, ma verranno un po' più chiare, va benissimo anche se avete delle cipolle rosse, olio extravergine d'oliva, zucchero e aceto di vino bianco. Questi tre ingredienti, quindi zucchero, olio e aceto, devono essere nella stessa quantità, quindi io farò 1 chilo di zucchero, 1 litro d'olio e 1 litro di aceto. Procediamo con la pulizia delle cipolle. Prendiamo la cipolla, togliamo l'inizio e la fine e la parte più esterna. Prendete una cipolla e dopo aver tolto l'estremità e la buccia, la tagliate e ricavate dal centro i petali più piccoli. Questi li lasceremo così, mentre per la restante parte la tagliamo in modo da ottenere dei petali più o meno di questa dimensione. Quando avrete ottenuto una quantità considerevole di cipolle, come nel mio caso, potete procedere alla cottura. Come vi accennavo prima, gli ingredienti per fare l'agrodolce alle cipolle sono 3: l'olio extravergine d'oliva, l'aceto di vino bianco e lo zucchero. Le quantità non ve le posso dare perché dipendono molto da quante cipolle avrete. L'importante è mantenere le proporzioni, che sono le stesse, quindi se fate 3 cipolle metterete 200 g di zucchero, 200 ml di olio extravergine e 200 ml di aceto. Nel mio caso farò 1 chilo, 1 chilo e 1 chilo. Procediamo. Iniziamo con l'olio. Zucchero. E aceto. A questo punto, prima di accendere il fuoco, versiamo le cipolle. E accendiamo. Adesso ho acceso il fornello, aspetto che il liquido venga a bollore, dopodiché la metterò nei vasi. Guardate come l'aceto ha intensificato i colori. E adesso che bolle, non ci resta che spegnere e mettere nei vasi. Le lacrime sono sempre gli effetti collaterali delle cipolle. Anche Adriana Videomaker sta piangendo, ma voi non la vedete. Metto prima le cipolle e poi rabbocco con un po' di liquido. Aiutandovi con un canovaccio perché la temperatura è quella dell'inferno, chiudete
e lasciate raffreddare capovolto.